L'altra faccia della comunicazione è un progetto che ha subito incontrato la curiosità e l'adesione della nostra scuola in generale e di alcuni docenti in modo particolare. Già abbiamo portato avanti insieme con l'assessore Stefania Pernice molte attività importanti, soprattutto poi ci sono quegli appuntamenti, la giornata contro la violenza sulle donne, la giornata della memoria, la giornata della donna, la giornata contro le mafie, che ci ha visto sempre in sintonia e ci sta vedendo, diciamo così, lavorare insieme. Quando mi è stato proposto questo argomento, io immediatamente ho fatto memoria di quello che ho studiato in università. Ho fatto lettere moderne e ho fatto anche però un indirizzo un po' su teatro, cinema, televisione, eccetera, e quindi mi è venuto immediatamente in mente l'esame e il corso, insomma, con il professor Aldo Grasso, quando lui proprio ci faceva vedere. State attenti, quando vedete un'intervista in televisione, vi sembra una cosa spontanea, e invece lui ci ha fatto scoprire quell'anno quanto fosse premeditata, cioè quanto ci fossero dei passaggi tecnici, dei modi di fare, di essere, di rapportarsi tra l'intervistatore e l'intervistato, che erano tutt'altro che spontanei, erano programmati. Io credo che questo mi abbia un po' aperto la mente, quando io magari ero così giovane, portato a vedere l'informazione come qualcosa di oggettivo, no? Riuscire a vedere l'altra faccia della comunicazione, cosa c'è dietro? Faccio un esempio. Ieri guardavo dei servizi televisivi e gli inviati che si trovano proprio sui posti di guerra, cioè sulle città più importanti dell'Ucraina, Kiev, Leopoli. Ecco, questa forma mentis mi permette anche, cioè proprio quasi oserei dire involontariamente, no? Di farmi questa domanda, ma quell'inviato che è stato lì una giornata, quali notizie decide di trasmettere, di veicolare nel momento in cui la conduttrice del telegiornale chiede a lui di dare il suo contributo? Cioè, capite? Questa è una delle cose fondamentali, quindi cercare di capire che il giornalista ha un suo punto di vista, ha una sua storia, ha una sua cultura ed è lui che decide in quel momento che cosa fa notizia e che cosa no. Ritornando invece, forse un po' più semplicemente, a quello che facciamo a scuola, ecco, è stata richiamata l'importanza della scuola. Beh, certo, sono un dirigente scolastico, quindi sicuramente, sono d'accordissimo su questo aspetto. Noi però ci troviamo di fronte a un problema. Noi siamo, tra virgolette, un'agenzia di informazione che oggi come oggi però è quasi, si può dire, in concorrenza con tante altre agenzie di informazione. Cioè, noi informiamo, perché come scuola possiamo dire anche che informiamo, certamente istruiamo, educhiamo soprattutto, però cerchiamo di veicolare dei messaggi, ma nel momento in cui ci troviamo di fronte a un mare, oggi come oggi siamo davvero di fronte a un mare di informazione. Il problema per i ragazzi tante volte non è sapere, ma è scegliere, perché sanno troppo, perché hanno tanti impulsi, hanno tanti input, e quindi dare loro degli strumenti per scegliere, cercare per esempio cosa serve, perché scusate, appunto, la nostra scuola, la scuola secondaria di primo grado di Belgioioso, intitolata, come ricordavate prima, ad Ada Negri, che non è l'unica scuola che io dirigo, perché adesso i dirigenti scolastici dirigono un mare di scuole, 9 plessi, 9 scuole io dirigo. Questo, scusate la parentesi sul mio lavoro che è diventato sempre più complicato.
Stavo dicendo quindi che nella nostra scuola sicuramente c'è la ricerca, no? Quindi facciamo un lavoro, facciamo un approfondimento, un lavoro di gruppo, eccetera. Il problema è proprio questo, cioè saper cercare quello che ci serve, riuscire a scartare ciò che è utile per la nostra ricerca, ciò che è superfluo, capire cosa c'è dietro. Ecco perché è così importante un progetto come questo, l'altra faccia della comunicazione, l'altra faccia dell'informazione, capire cosa c'è dietro per esempio, un evento storico oppure una notizia. Ecco, ovviamente in questi giorni, ad esempio, molti professori si sono sentiti spinti, insomma, a trattare anche questi argomenti di attualità, perché cioè, la cosa è veramente troppo, si impone, insomma, la realtà, si impone. Ecco, il problema però è proprio questo, cercare di capire cosa c'è dietro. E diciamo che questo progetto, io spero, ma sono convinto perché insomma, qua ci sono due degli esperti, due, tre, ecco, degli esperti che verranno nella nostra scuola in seconda A, seconda C e seconda E insomma, portare avanti questo progetto, credo proprio che ci possano aiutare a dare questi strumenti. Noi abbiamo bisogno di dare degli strumenti, dei metodi ai ragazzi, perché poi possano essere loro ad attivare la loro capacità critica. Noi non dobbiamo imbottirli, di informazioni. No, sapete quello che diceva Morel, no? È più importante che ci sia una testa ben fatta che non una testa ben piena. Ecco, quindi questa è la prospettiva con la quale portare avanti questo progetto. Io ringrazio Raffaella e tutti voi che lo porterete avanti insieme con noi.